Siamo qui con i colleghi della minoranza per cercare di capire cosa sta succedendo. Dico, non esasperiamo il discorso, ma non sottovalutiamo nemmeno il problema. Non lo sto sottovalutando. No, lo dico, il problema, come è stato evidenziato dalle mamme, non sono i pannelli. Ora, questa è una scuola che è stata ideale e pensata per quei 150 alunni. Hanno diviso le aule, ce n'è di 500, quasi 470 alunni. Io non so, non sono un tecnico, se questa scuola è agibile. Allora, anziché venire e dire non siamo nelle condizioni di potervi garantire questo, ma chi l'ha detto? Non sei un tecnico, credo. Ma nemmeno io ho detto che non possiamo nelle condizioni. Mi scusi, siccome lei ha sbagliato completamente, perché quando lei viene qua. Lei risponda solo per la parte tecnica, non faccia dichiarazioni chiudiamo la scuola, non chiudiamo la scuola. No, ma perché io da tecnico, mi scusi, io da tecnico le devo dire, io faccio la proposta di chiudere la scuola. Da tecnico. Oggi voglio dare un suggerimento. Da tecnico io glielo dico. A diretto lei non può garantire nulla. Glielo dico io, da consigliere comunale, lì vi invito a chiamare la commissione di vigilanza dove ci sono i vigili del fuoco. No, ma perché là loro l'agibilità ce l'hanno, lo so che ce l'hanno, quindi il problema era chissà che se non vogliono andare dai baristi. Lei risponda per la parte tecnica, non risponda politicamente. No, io non faccio politica proprio. Lei svolga il suo ruolo, faccia il dirigente a diretto. Prendete i baristi, andate a parlare con la superiore, non so chi sia la responsabile. Spostate i bambini, fate una verifica, anziché avere questa premura di rimandare giovedì i bambini, convochi la commissione di vigilanza, faccia venire i vigili del fuoco, attestate che l'edificio, perché non è una questione di pannelli, se è entrata l'acqua va verificata la staticità dell'immobile, non i pannelli, quando sostituire i pannelli. Però io verifico tutte cose. Ascolta, non è una polemica, è un suggerimento. Sì. Spostare i bambini, in modo che non perdono la scuola, già non hanno perso una settimana. Facciamo sì che non perdano altri giorni. Se l'immobile non vuole essere affittato dai maristi, lo requisite e prendete lo stesso. Dopodiché fate tutte le verifiche del caso. Quando avete un'attestazione da parte di una commissione di vigilanza dei vigili del fuoco, convocate una delegazione dei genitori, esibite i certificati e li fate rientrare. È solo un suggerimento, non volevo fare una verità, ma dica al suo dirigente di stare tranquillo, di stare tranquillina, che faccia il dirigente se lo sa fare. Grazie.